Benvenuti in questo spazio in diretta di Review. Ancora oggi siamo felici di essere in diretta con voi e avere l'opportunità ancora una volta di affrontare dei temi di grande attualità che riguardano la fede dei credenti e anche di quanti in questo momento sentono e avvertono da parte del Signore un richiamo particolare a conoscerlo un po' più profondamente. Questo può avvenire soltanto attraverso la valutazione, l'osservazione, anche l'ascolto della predicazione della parola dai diversi punti di vista, perché dobbiamo comprendere che tante volte la predicazione oppure l'esposizione della parola può, per esempio, subire le influenze di un periodo storico, di un tipo di regola che vige all'interno di un ambiente particolare, di uno statuto oppure, per esempio, di un'insegna denominazionale. Ma l'Evangelo è stato considerato negli anni uno scandalo proprio perché attraverso l'opera che Gesù Cristo ha fatto ha scardinato diverse regole apparentemente essere state impostate dalla storia, dalle culture e inviolabili agli occhi degli uomini. Ma Gesù con la sua vita e con il suo mandato ha strappato via ogni concezione umana, superando, squarciando anche la cortina del tempo, superando il tempo, le circostanze, le situazioni, è arrivato ad un certo punto, egli ancora oggi continua a mostrare la sua grazia, vincendo appunto l'intuizione e la ragione dell'uomo, il quale non riesce a comprendere come può Gesù guarire e come può Gesù perdonare tutti i peccati. Com'è possibile che Gesù, attraverso la sua opera, possa in qualche modo farci presentare degli uomini e delle donne perfetti agli occhi di Dio? Qualcosa di straordinario. Questo è quello di cui parleremo oggi. Oggi abbiamo il piacere, la gioia di essere collegati con un nostro ospite, carissimo ospite, amico oltretutto, Paolo Amodeo, un cantautore cristiano, un musicista cristiano che ha all'attivo veramente tantissime iniziative che edificano la Chiesa italiana. E questo tempo ci faremo anche parlare di un'iniziativa che lo vedrà protagonista insieme ad altri servi il 15 dicembre, ma ci faremo raccontare da lui tutto quanto. Intanto però, come sempre facciamo, prima di partire mettetevi comodi, e mentre vi state mettendo comodi, prendiamo insieme un buon caffè biblico. Buongiorno, cari amici del caffè biblico. In questi giorni siamo stati travolti e scioccati per il delitto di Giulia Cecchettin da parte del suo ex ragazzo. Molto è stato detto e discusso su questo grave fatto di cronaca e credo che ognuno di noi sia rimasto profondamente scosso da tutta la vicenda. L'opinione pubblica è stata spinta a porsi delle domande e trovare, se possibile, delle risposte a quanto è accaduto. Ho visto l'intervista fatta al professor Paolo Crepè, eminente psicologo psichiatra, il quale ribadiva che in questo ennesimo femminicidio ha una base l'immensa solitudine. Infatti, Giulia aveva mandato messaggi inquietanti alle sue amiche, intuendo lo stato mentale del suo ex fidanzato e cercando una via di fuga per allontanare le sue gelosie e paranoie di possesso. Nessuno purtroppo aveva reagito a questi appelli. Sono fortemente convinta che il male del secolo, in particolare delle nuove generazioni, sia la solitudine. Abbiamo tanti amici su Facebook, ma al momento del bisogno, delle difficoltà da superare, ecco che ci ritroviamo soli davanti a un video che non potrà mai darci risposte personalizzate e reali sui nostri problemi. Ci giriamo intorno e constatiamo spesso di essere soli. Credo che su questo argomento ci si debba mettere in discussione, specialmente noi generazioni più mature. Abbiamo dato ai figli molte cose, offerto beni materiali di prima, di seconda e anche di terza necessità.
Ci siamo impegnati per decenni per offrire loro un futuro, una laurea, una carriera, una casa, un futuro professionale. È vero, per i figli siamo disposti a sacrificare molto, ma abbiamo forse trascurato di dare loro il nostro tempo di qualità, il nostro ascolto empatico. Forse non siamo stati capaci di riconoscere i loro bisogni esistenziali. Sì, essere ascoltati, questo è il bisogno in assoluto più urgente e prepotente dell'uomo, del giovane di questo secolo. Quando c'è ascolto, ti senti accettato, amato, senti di valere per qualcuno, acquisti in autostima e trovi il tuo equilibrio. Per chi si trova in questo tunnel della solitudine, oggi vorrei offrire all'ascoltatore alcuni passaggi della Bibbia, dove la disponibilità di Dio a essere trovato per intervenire nella tua vita è dichiarata. Ascolta. Nel libro di Isaia, al capitolo 55, al verso 6, è scritto così: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Nel libro di Geremia, al capitolo 29, al verso 12, è scritto così: voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Lui sa come farsi trovare in ogni circostanza della nostra vita. Un caro saluto. Anche noi salutiamo la carissima sorella Fiorenza, grazie per questo caffè biblico. Come detto in apertura, oggi parleremo dello scandalo del Vangelo, Vangelo che tante volte, anzi direi quasi sempre, vince proprio le convinzioni che le epoche, le ere, gli uomini, i popoli e il mondo e a volte anche la stessa legge della natura impone. In questo argomento ci addentreremo insieme ad un ospite particolare, perché è un mio amico. Sto parlando del cantautore e musicista cristiano Paolo Amodeo, che invito subito a collegarsi. Vediamo. Eccolo qui. Pace e buongiorno. Ciao Paolo. Buongiorno e pace a tutti voi, ragazzi. Grazie per esserti collegato e anche grazie per proporre un tema di così grande importanza, che rompe un po', diciamo, anche a livello comunicativo, qualcosa a cui noi siamo sempre molto abituati. Ma prima di addentrarci in questo, prima ho detto erroneamente di 15 dicembre, in realtà il 17 dicembre Paolo, insieme a Luca e a Jonathan, stanno organizzando qualcosa di importante. Vorresti parlarcene prima di entrare insieme nel tema di oggi? Certamente, grazie Michele. Allora, intanto per chi non mi conosce, io sono Paolo, sono musicista. Il 17 dicembre vorrei invitare tutta la Chiesa, tutti i miei amici, tutti i fratelli, un evento molto bello che si terrà a Verona presso il teatro Gran Guardia alle ore 17. Il 17 dicembre alle ore 17. Noi non siamo scaramantici, quindi il 17 è un giorno perfetto, perché il mio carissimo amico Luca Durante, che saluto e abbraccio sperando che ci stia seguendo, racconterà un po' di quello che il Signore ha fatto nella sua vita attraverso il dono che il Signore gli ha dato. La musica e il canto. Insieme a noi ci sarà anche una bellissima orchestra, l'Orchestra Eco, capitanata dal maestro Luca Di Gioia, e tutto organizzato dal carissimo pastore Jonathan Borrelli della comunità di Verona. Quindi vi invito, per chi potrà, ad essere presente in quella data, perché sarà una giornata veramente benedetta, un evento benedetto, e sono sicuro che ascolteremo anche della buona musica. Alleluia. Tutti a Verona il 17, ma spero tanto, e qui comincio già a spillare qualcosa, di riuscirne a parlare ancora prima dell'evento e un po' più approfonditamente. Intanto ti passo la parola, carissimo Paolo. Come già stavi introducendo, sei in Piemonte e ti occupi di musica cristiana, questo è il tuo mondo, e tutti li conosciamo appunto per la tua
bravura nell'ambito musicale, ma sappiamo anche, tutti ti conosciamo per il tuo cuore, per l'adorazione. Abbiamo già avuto degli appuntamenti qui insieme a Paolo, in cui abbiamo proprio parlato dell'importanza dell'adorazione e anche dei momenti molto belli alla presenza del Signore. Oggi parleremo invece di un argomento un po' più approfonditamente biblico, perché parleremo dell'importanza e di quanto sia per alcuni contesti, e adesso Paolo ce lo spiegherà, uno scandalo il Vangelo. A te la linea, Paolo. Grazie Michele. Sì, sono un musicista, ma prima di essere un musicista sono un innamorato del Signore, un innamorato di Gesù. E quando noi amiamo il nostro Signore, l'unica cosa che non dobbiamo mai fare è quella di monotematizzarci. Sebbene la musica, l'adorazione rappresenti una particolarità della mia vita spirituale, però tutto quello che nutre la mia vita non si esaurisce con la musica o l'adorazione, ma anche con altre tematiche. E poiché cammino col Signore già da diverso tempo, ho imparato anche a lasciarmi destrutturare dalla parola di Dio, dalla persona di Dio. E quindi, come hai già ben anticipato, caro Michele, il tema che ho sentito di condividervi oggi, che poi è nata da una chiacchierata così molto amichevole, ma spirituale, insomma, un po' con il carissimo pastore Gennaro. Qualche giorno fa ci confrontavamo su un po' alcune cose ed è uscita questa parola, scandalo, lo scandalo del Vangelo. Così ho elaborato un po' questo pensiero che il Signore mi ha messo nel cuore, quindi ve lo condividerò oggi. Allora, sì, per andare direttamente a noi, quindi vorrei partire da un episodio. C'è un momento particolare nel Vangelo in cui Gesù comincia una sorta di colloquio che dura diverso tempo, è un'amicizia notturna, chiamiamola così. È un'amicizia notturna perché l'amico in questione è un amico che non vuole compromettersi con Gesù, non vuole compromettersi con lui alla luce del giorno. È un amico che si sente fortemente affascinato da Gesù, ma allo stesso tempo non riesce a trovare il coraggio di dire apertamente che è affascinato da Gesù. Avrete tutti, penso, capito che sto parlando di Nicodemo. Il riferimento che accennerò brevemente lo possiamo trovare nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 3. E questo discepolo ha una discepolo, ancora non discepolo, ma ha una caratteristica che ci somiglia tanto. Ci somiglia tanto per alcuni aspetti. Questo è molto importante perché Nicodemo è un fariseo, fa parte del Tempio, è uno che appare come colui che ha certezze, un po' come tutti noi. Eppure, nonostante esternamente abbia precise certezze, Nicodemo a un certo punto si sente profondamente affascinato da Gesù, che invece potremmo definire l'anticertezza, no? Certo, Gesù è una certezza, ma non alla maniera del mondo. Gesù è una certezza alla maniera sua. Prima di continuare, basta leggersi i racconti della resurrezione, no? Per accorgersi di come la caratteristica principale del risorto sta nel fatto che questo risorto è imprendibile. A un certo punto la Maddalena lo scambierà anche per un giardiniere. I discepoli di Emmaus ci parlano sulla strada, ma non capiscono che è Gesù. I discepoli non lo beccano neanche al sepolcro. A un certo punto si camuffa come fosse un mendicante. Insomma, questo è Gesù. Questo Gesù, questo risorto è imprendibile. Cioè, tu puoi incontrarlo, puoi toccarlo, ma allo stesso tempo non puoi trattenerlo. E noi non dobbiamo mai dimenticarci questa caratteristica di Gesù, perché il Gesù dietro cui noi andiamo è un Gesù vivo. E per questo per noi è imprendibile. Più che altro addomesticabile, non è addomesticabile. Questo è il motivo per cui noi, che siamo in cammino da diversi anni, 10, chi 20, chi 30, anche se abbiamo tutti questi anni di conversione alle spalle, anche quando ne avremo 50, se Dio vorrà, saremo costretti a camminare costantemente dietro a un risorto imprendibile, che si fa incontrare, che si fa toccare, ma che non si fa schematizzare, che non si fa trattenere. E questo è uno dei suoi carismi fondamentali. E Gesù lo spiega benissimo a Nicodemo, che è pieno di domande, ma allo stesso tempo non è molto disposto a cambiare la struttura dei suoi ragionamenti. Allora,
Quando una persona è eccessivamente strutturata, cioè come Nicodemo, questo potrebbe capitare anche a noi, cioè che per tanti anni ci siamo formati, ci siamo fatti delle idee, una visione nostra delle cose, quando a un certo punto arriva qualcuno che ci viene a dire qualcosa di diverso o fa qualcosa di diverso, per noi è molto difficile riuscire a destrutturarsi, cioè a pensare le cose da un altro punto di vista. Allora, a un uomo così, come Nicodemo, Gesù gli deve fare degli esempi pratici, come dei bambini. Allora, Gesù quella notte gli fa tacere Nicodemo, gli fa ascoltare il vento e gli dice: lo senti questo vento? Tu non sai da dove viene e neanche dove sta andando. Così è di chiunque è nato dall'alto, cioè così è chi entra nel regno, deve entrare in questa logica. E questo cosa significa? Significa che anche noi, sì, anche noi, anche io, che seguiamo Cristo, siamo soggetti allo stesso vento di cui Gesù parlava a Nicodemo, che essendo il vento del risorto è sempre un vento imprendibile, non gestibile. E comprendere questa caratteristica di Gesù vuol dire aderire innanzitutto, comprendere che c'è una libertà dello spirito, che è lui che fa quello che vuole, che soffia dove vuole, e noi non dobbiamo fare altro che andarci dietro. È lo spirito che detta la strada, cioè siamo noi a dover andare dietro lui e non tirarcelo dalle nostre parti. E guardate che, fratelli, questa forma di conversione è forse la più interessante a cui tutti noi siamo chiamati, perché sì, siamo tutti disposti a seguire Gesù fino a quando fa e dice le cose che noi pensiamo, ma tutto cambia nel momento in cui seguirlo vuol dire destrutturarci. Allora, in questo senso, il Vangelo diventa scandalo. E comprendere questo aspetto della vita di Gesù vuol dire capire che lui non è qualcosa che noi possiamo gestire con le nostre idee, con le nostre regole, con le nostre anche dottrine che a volte ci siamo costruite. Voglio sottolineare nostre. Dottrine che i pensieri che hanno accompagnato tutta la nostra vita. Quando noi ci troviamo a destrutturarci in questo senso, è lì che il Vangelo ci scandalizza. È già Vangelo che di per sé significa buona notizia, questo è anche molto strano perché il Vangelo inizialmente non si presenta mai come una buona notizia. Basta ricordare come Gesù entra nella storia dell'uomo, no? Apparentemente con un tradimento di Maria nei confronti di Giuseppe, lo sterminio dei bambini di Erode, Giuseppe e Maria in fuga, 30 anni di silenzio della vita di Gesù, e per non parlare della croce. La croce. Cioè il vero Vangelo non inizia mai con una platealità, con una evidenza tale da attirare gli sguardi. Se ricordate bene, il profeta Isaia, parlando di Gesù, che è la buona notizia, a un certo punto lo descrive con queste parole: non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Brutta storia questa, brutta storia, perché la bellezza di Cristo non ha tanto a che fare con l'esteriorità. Direi piuttosto con la profondità. Il cammino con Dio, contrariamente a quanto si possa pensare, non è un cammino che ci porta fuori, o per meglio dire solo fuori, ma è un cammino che innanzitutto ci porta dentro. Non aveva aspetto tale da piacerci. E quindi la domanda mi viene a dire è o Isaia si è sbagliato, oppure forse ognuno di noi in quest'epoca stiamo tentando di costruirci un Gesù a nostra immagine, o forse per meglio dire con occhi azzurri, capelli biondi, sempre felice, hippie, pieno di compassione. Un Gesù alla Zeffirelli, no? Potremmo in qualche modo identificarlo. Ma questo Gesù invece, ci dicono le scritture, questa buona notizia invece, non si presenta inizialmente come qualcosa appunto da attirare gli sguardi. Infatti, come dicevo poco fa, se andiamo a rileggerci tutti gli episodi della resurrezione, notiamo che nessuno a un primo incontro riconosce Gesù. Nessuno lo riconosce immediatamente. A un primo incontro succede sempre qualcosa. O si spaventano le persone o lo fraintendono. La Maddalena lo scambia per un giardiniere. A un certo punto i dodici lo scambiano per un fantasma. Pensa te. E tutte le esperienze di incontro col risorto sono esperienze con colui che ha vinto la morte. Questa è ovviamente la notizia più sensazionale di tutto il Vangelo. Però è un incontro che non attira gli sguardi. Non viene subito compreso. Questa buona notizia non è sempre in evidenza. A volte ha bisogno di tempo per essere metabolizzata e di destrutturazione.
prima di diventare comprensibile agli occhi e allo spirito, il Vangelo è turbamento. Turbamento, per dirla un po' anche con le parole del pastore Chiocca. Anche questa è una buona notizia, fratelli, perché spesso noi non capiamo, fraintendiamo nella vita reale, pratica, in che senso questo è, Gesù è una buona notizia. E quindi quando arriva il turbamento crediamo che Gesù, il Signore, non c'entri nulla. E così iniziamo a volte a cercare risposte altrove. E Gesù invece con amore ci parla, inizia a parlare con noi, passeggia con noi come ha fatto un po' con i discepoli di Emmaus e comincia a spiegarci le cose. A spiegarci, ricordate anche i discepoli di Emmaus, a un certo punto diranno: noi speravamo che fosse lui, era lui. Il dramma è averlo davanti e non riconoscerlo, perché ci siamo fatti un'idea diversa di Cristo. E questo, fratelli, succede più spesso di quanto immaginiamo, non crediamo, eh? Perché quante volte ci siamo ritrovati nel nostro cammino ad aspettarcelo che venisse in un certo modo, ma poi si mostrava a noi totalmente in un altro modo. Però succede che quando ti sei formato per tanto tempo, ti sei costruito delle certezze, e quando poi arriva il Signore a dirti qualcosa che destruttura la tua vita, non è così scambiato capire che è Lui, che c'è Lui dietro quella situazione lì. Ora io dico questo perché se noi riduciamo il Vangelo a una raccolta di frasi sdolcinate, quelle frasi tipo baci perugina, no? Questo non è un buon uso del Vangelo. Il suo messaggio va preso completamente. Gesù è venuto a salvarci, amen, gloria a Dio. È venuto a liberarci, amen, gloria a Dio, ma è venuto anche a destrutturarci. E ora c'è quell'episodio della Bibbia che ci racconta i Vangeli. Quella scena è questa, in Matteo 14, 24, dove c'è una barca, ci sono i discepoli, scoppia una tempesta, è notte, Gesù è rimasto a riva e va incontro ai discepoli, camminando sulle acque. Ora, per uno che è in pericolo di vita, che ha le onde che gli riempiono la barca che sta per affogare, la vista della presenza di Gesù che gli va incontro dovrebbe dargli sollievo. Invece la reazione dei discepoli è una reazione di paura. Si spaventano, urlano, gridano, è un fantasma, è un fantasma. E questo è interessante perché ci dice che il Vangelo è una notizia che non si presenta a noi solamente senza bellezza apparente, ma si presenta a volte anche come qualcosa che ci turba, come qualcosa che non ci rassicura alla maniera della logica umana, ma che ci destabilizza. E ci vuole tempo prima che i discepoli sulla barca si convincano che Gesù sta camminando sulle acque ed è lì per loro. La logica del regno di Dio è una logica che non coincide con la nostra mentalità umana. Il Vangelo è distante anni luce da quello che sono i nostri ragionamenti, non asseconda la nostra mentalità. Paradossalmente ci dice delle cose che la nostra mentalità a volte ritiene anche impossibili. Ricordate Gesù in quel passaggio: amate i vostri nemici. Cioè, secondo una mentalità umana, questa cosa, almeno per me, è impossibile. Il Vangelo invece ci dice che è possibile. Il Vangelo, potremmo dire in questo senso, è scandalo, ci spiazza. Ci sono diversi passaggi in cui Gesù fa delle affermazioni scandalose, no? Ricordo a un certo punto in Matteo, quando lui dice: non pensate che sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace, ma spada. Ma come? Cioè, il principe della pace non viene a mettere pace, ma spada. Giovanni 9,39 dice: io sono venuto in questo modo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Cioè, questo Gesù ci spiazza, eh. Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra. Che mi resta da desiderare se già è acceso? Fossi stato io, avrei detto: sono venuto a gettare acqua sul fuoco, come vorrei davvero averlo spento. Dovrebbe essere secondo me così questa parte del Vangelo, ma siccome dice esattamente il contrario, siccome non l'ho scritta io quella frase, allora io rimango spiazzato se non so cosa Gesù vuole dire, cosa c'ha dentro. Perché in effetti un Gesù che dice così mi spiazza, ma non è esattamente quello che dovrebbe fare Gesù. Non dovrebbe spiazzarmi? Perché se Gesù fa e dice le stesse cose che penso io, allora mi assale un dubbio: o sono già iperspirituale, o forse c'è qualcosa di Cristo che io ancora devo comprendere. E capire cosa lui vuole dire quando dice: io sono venuto a gettare un fuoco, perché noi pensiamo che il fuoco bruci soltanto, ma il fuoco invece anche scalda, illumina. Allora, finché noi facciamo un Dio a nostra immagine, un Vangelo a nostra immagine, nel senso che ce lo costruiamo attorno a noi,
noi stiamo sbagliando, stiamo venendo meno alla completezza del Vangelo. Il Vangelo noi lo incontriamo innanzitutto quando ci cambia la testa, quando ci cambia nella nostra presunzione, per meglio dire arroganza a volte. E questo spesso si manifesta attraverso il turbamento. Il Vangelo ci cambia quando ci mette in crisi. In crisi, quando ci fa scontrare con qualcosa che è fuori dalla nostra logica. Il Vangelo ci dice sempre cose nuove rispetto a quello che è il buon senso, il nostro modo di ragionare. Beh, umanamente non aveva mica torto Giuda, ricordate quel passaggio quando disse: ma che senso ha sprecare tutto quest'olio? Non era meglio darlo ai poveri? Che senso ha sprecare tutto? Cioè, è una logica umana perfetta. Io sfido chiunque a dire il contrario. Ma Gesù gli dice: tu non hai capito niente di cosa vuol dire amare Gesù. Per questo non è sempre facile prendere tutto il messaggio del Vangelo, perché nessuno di noi chiaramente vuole essere messo in crisi, nessuno di noi vuole essere smontato dai ragionamenti che si è costruito faticosamente per tutta la vita, non importa da quanti anni sei convertito. Il Vangelo è qualcosa che metterà sempre in discussione la tua vita, costringendoti a rivedere sempre e ad esaminare sempre la tua vita. E ci sono diversi modi, due modi almeno, che rischiano di entrare nella nostra vita tentando di evitare questo Vangelo. L'errore che potremmo fare è pensare di aver capito tutto, di aver capito come Dio pensa, oppure sacralizzarlo fino all'estremità e non ascoltarlo più. Cioè, noi la domenica ascoltiamo il messaggio, la parola, ma è diventata un qualcosa di così sacro nella nostra vita, così sacro che l'abbiamo separato e che non ci tocca più. L'abbiamo così talmente santificato da averlo separato da noi stessi, da non farlo arrivare dentro la nostra mente. E invece io penso che c'è una posizione giusta attraverso cui noi possiamo incontrare il Vangelo, cioè quella di capire che l'incontro col Vangelo è un incontro di scuotimento, che nasce da uno scontro con qualcosa che noi non avevamo previsto, con qualcosa che è più grande dei nostri ragionamenti, che è anche più grande a volte del nostro buon senso. Cioè noi siamo abituati agli gesti addomesticati che abbiamo imparato anche nella nostra vita spirituale. Anche da quando siamo cristiani abbiamo imparato a vivere la nostra spiritualità come qualcosa di ordinato, dove tutto è al proprio posto, ma che non attira più la nostra attenzione. Poco fa parlavamo di Giuda, di quell'olio versato, cioè la gente lì in quell'episodio non è abituato al gesto forte di quella donna che rompe quel vaso. Non è abituata, è abituata agli gesti addomesticati, alle cose scontate. Invece a volte noi ascoltiamo anche la voce di Dio, l'ascoltiamo come se stessimo ascoltando qualsiasi cosa alla radio. Veniamo in chiesa, partecipiamo agli incontri, ma la nostra testa è altrove. Questo Vangelo spesso non ci turba più. E questa cosa è importante perché è proprio qui che si gioca, io penso, tutta la nostra fede, tutta la nostra vita spirituale, perché credere significa convertirsi. Voi sapete che la parola conversione significa cambiamento di mentalità, stravolgimento di mentalità. Il Vangelo è una buona notizia, non voglio dire il contrario, ma è una buona notizia che passa attraverso il fuoco, o per meglio dire attraverso la croce. Ecco lo scopo del Vangelo, quello di cambiarci. E io credo che di Gesù noi dobbiamo ricordarci sempre questa cosa. Gesù, quando viene nel mondo, viene portando un amore appassionato nei confronti delle persone. Come ha amato le persone Gesù, non le ha amate nessuno. Ma Gesù non viene semplicemente con un amore appassionato nei confronti delle persone, viene anche con una polemica estrema nei confronti della mentalità del mondo. Gesù è polemico. È polemico contro il modo di ragionare del mondo, è polemico anche contro il modo di ragionare dei farisei. Questi due aspetti vanno sempre tenuti insieme, perché succede questo, che se tu ti prendi di Gesù soltanto la parte polemica, sei disposto anche ad ammazzarle le persone pur di salvare la dottrina, i principi, e dobbiamo assolutamente preservare la dottrina ci dice questo, no? Ma la pura fede, così come Gesù ci ha insegnato, ci dice che non è possibile scendere a compromessi con quello che il mondo dice. Siamo così talmente zelanti a volte in questo punto che a volte finiamo per calpestare le persone a causa della dottrina. Ricordate quell'episodio della donna del flusso di sangue, no? Chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? E Pietro, che è i discepoli che erano con lui, a un certo punto gli dicono: maestro, ma com'è?
tutti ti toccano, c'è una folla immensa che ti stringe e che ti preme. In questo passaggio del Vangelo c'è una folla immensa. A un certo punto si annota che si calpestavano a vicenda. Ed è significativo questo pensare che a volte il nostro stare attorno a Gesù ha come effetto collaterale quello di calpestarci a vicenda. Dovremmo invece edificarci a vicenda, portare i pesi gli uni degli altri a vicenda. Eppure non raramente il nostro essere chiesa non crea un popolo, ma a volte folla che schiaccia. E questo succede perché a volte le sante dottrine spesso prevalgono sulle persone, fino a portarci a dimenticare che Gesù non avrebbe mai fatto una cosa del genere, perché Gesù riamava le persone. Ma allo stesso tempo, se ti tieni soltanto l'amore che Gesù aveva per la gente e ti dimentichi che lui è polemico nei confronti della mentalità del mondo, nei confronti dei religiosi, allora tu dici non si possono amare le persone e dire le persone contano, 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 ci interessano e non ci interessa invece della teologia, della fede, non ci interessa delle regole, dell'adorazione, della santificazione. Questo non è il modo di chiamare le persone al Vangelo. Gesù non ha mai amato l'adultera dicendo hai fatto bene a tradire tuo marito, adesso non ti preoccupare. Le ha salvato la vita, ma ricordo che quell'incontro finì con queste parole di Gesù. Va e non peccare più. Cioè Gesù salva entrambe le cose, salva le persone, il volto delle persone, ma anche la dottrina, l'ubbidienza, la verità, per meglio dire. Allora se ci leggiamo il Vangelo e ci teniamo soltanto alla dottrina, siamo degli eretici, stiamo sbagliando. Se ci leggiamo il Vangelo e troviamo 10.000 giustificazioni, semplicemente per stare vicino alla gente, pensando che quello sia l'unico modo di amare Dio, anche qui stiamo sbagliando. L'amore e la verità invece vanno sempre insieme. E Gesù ha avuto la capacità di tenere costantemente queste due cose in equilibrio. Il Vangelo è attraversato da una continua polemica di Gesù contro il mondo e da un amore appassionato per ogni persona che ha incrociato, ogni persona. Persino da Giuda, se vi ricordate, a un certo punto si lascia baciare. L'ultimo gesto di intimità che Gesù ha avuto sulla terra l'ha avuto con Giuda, si lasciò baciare. Sapeva cosa stava facendo, ma non lo so, a volte ho la sensazione che in qualche modo è come se Gesù stesse tentando fino alla fine di avere un approccio con questo uomo, di restare in certo senso misericordioso. Ma io dico questo è molto importante perché noi siamo abituati a crearci un'immagine soggettiva delle cose, non riusciamo mai a tenere in equilibrio queste due cose. E voi sapete che il peccato più grande, che uno dei peccati più grandi che la parola di Dio ci indica è quello dell'idolatria, cioè il farci un'immagine di Dio. Ma questo non è soltanto le immaginette, a volte è anche una questione che ha a che fare con il nostro pensiero che abbiamo di Gesù. Cioè io sono oggi nella gioia e mi costruisco Dio un'immagine della gioia. Sono nella sofferenza, mi costruisco Dio all'immagine della sofferenza. Oggi sono arrabbiato, sono spietato, ecco che vi presento il Dio giudice. Oggi sono buono, ecco il Dio misericordioso. Spesso ci costruiamo un'immagine di Dio a seconda di come noi siamo fatti. Anche la nostra preghiera, il nostro discernimento spesso è influenzato da quello che è il nostro punto di vista. Tutte le immagini di Dio sbagliate sono peccato, anche le più devote. Questo sono sempre un problema. E Dio, che siccome è molto geloso di questo, tutte le volte che noi ci creiamo un'immagine sbagliata di Lui, Lui cerca sempre di distruggerla, cerca sempre di destrutturarci. Perciò succede a volte qualcosa che nella vita ci mette in discussione, che crea in noi a volte anche quelle domande della fede, che sono a volte anche quasi di affronto. Nei Salmi leggiamo a volte che il re Davide dice: Signore, perché mi respingi? Così facendo è come se il Signore mettesse in discussione anche l'idea che ci siamo a volte fatti di Lui. Ecco, io credo che vivere un Vangelo coerente significa lasciare costantemente che la parola di Dio distrugga laddove si sono create le nostre idolatrie, le nostre immagini sbagliate di Lui e che ci conduca invece a incontrare una novità. Perché il Gesù reale, fratelli, è questo. È un Gesù che ci stupisce sempre, ci stupisce continuamente. Questa è l'opera dello Spirito Santo, che ci guida nella verità mentre ancora siamo nell'errore. Questo è un passaggio che noi spesso trascuriamo. E ricordate Gesù a Nicodemo, a un certo punto lo senti questo vento, tu non sai né dove, da dove viene né dove sta andando. Cosa significa questo? Che il vento che ha soffiato dentro di noi è lo stesso vento di cui parlava Gesù a Nicodemo.
e che non sappiamo dove a volte ci porterà. Il nostro più grande discernimento credo sia quello di cercare di capire dove ci sta conducendo questo vento, che essendo il vento del risorto è un vento sempre nuovo. Cristo è una novità nella nostra vita, ha la capacità di dirci cose nuove, utilizzando a volte anche sempre le stesse parole. Questo è il passaggio in cui si sono persi alcuni, basando tutta la nostra vita, la loro vita spirituale, su poche regole semplici. Invece il Signore ci dice che ci sono delle profondità. Paolo a un certo punto chiamerà la volontà misteriosa di Dio. I Salmi 95,4 dice: nelle sue mani ci sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Ci sono cose nuove che potrai trovare soltanto nelle profondità o nelle altezze dei monti. Tutto ciò che sta ad altezza uomo è banale quotidianità. Il Vangelo invece è portatore di cose nuove. Fai una cosa nuova, spesso cantiamo, però poi quando si tratta di viverla nella nostra vita cominciamo a reagire. È uno scontro faccia a faccia, che però ci aiuta a ripensare le cose e ritrovarle in un modo nuovo. Io credo che a Cristo non interessa solo che noi godiamo dei benefici che il Vangelo ci porta, che può essere una guarigione, la liberazione da un problema, la salvezza, che è una cosa meravigliosa. Io credo che a Cristo ci interessa innanzitutto formarci a sua statura. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo di Cristo non è solo salvarci. Una chiesa salvata ma immatura non è il proposito di Cristo. Una chiesa salvata e matura, a statura di Cristo. Ricordate anche quella donna, no? Va con la mentalità da Gesù che gli dice: se io riuscirò a toccarlo, io guarirò. Ed è esattamente quello che succede, però quella donna pensa che tutto il potenziale di questo incontro con Cristo sia guarire. E a un certo punto Gesù invece si sente toccato, comincia a cercarla e dice: ma chi è che mi ha toccato? Chi è che mi ha toccato? Quella donna capisce subito che Gesù ce l'ha con lei, a un certo punto si butta ai piedi di Gesù e Gesù va da lei perché vuole guardarla negli occhi, faccia a faccia. Ricevere una guarigione, la salvezza sono cose meravigliose. La salvezza sì, è una cosa meravigliosa, ma c'è tutto un cammino di profondità e di statura che bisogna che noi conquistiamo e questo necessita di essere destrutturati. A volte questo ci porta a scandalo. Anche noi, anche io vorremmo, io ho diversi problemi nella mia vita. Cristo non mi ha detto che me li risolverà tutti, ma certamente vuole dirmi che io devo continuare a sperare, a credere, ma c'è una cosa ancora più grande di Gesù che può risolvere i miei problemi, portarmi a statura sua. Ecco, quindi a cosa può servirci il percorso di questa mattina, fratelli? Può servirci a ragionare che non tutte le crisi che noi viviamo sono cose che non vengono da Dio. Dio spesso ci porta in crisi, ci porta nel deserto, per farci comprendere ciò che è importante da ciò che è essenziale per la nostra vita. Nel deserto può essere essenziale, può essere una cosa importante avere una pasta al forno, ma ciò che invece è essenziale, veramente vitale, è che io abbia del pane, dell'acqua. Il deserto, le crisi ci aiutano a questo e spesso noi dobbiamo destrutturare l'immagine che abbiamo di Dio, che ce lo siamo costruiti come un hippie che viene a dirci sempre bravo, che sei dolce, che sei meraviglioso, quando invece ci sono delle crisi che lui ci porta nella nostra vita perché vuole che noi saliamo di livello. Non abbiamo paura dello scandalo, fratelli, perché questo è soltanto qualcosa che ci porterà a statura di Cristo. Grazie ancora, Michele, per il tempo che mi hai dato, per quello che mi hai permesso di poter dire. Che Dio vi benedica. Alleluia, grazie. Grazie a te Paolo, grazie per aver aperto la finestra su un tema molto molto importante che è appunto quello della verità, della predicazione della parola. Perché? Perché come appunto hai citato in diversi passaggi,
tendenzialmente proviamo sempre a cucirci addosso in qualche modo l'Evangelo, la parola del Signore. Poi ci rendiamo conto che essa vive di un'oggettività che appartiene proprio all'Eterno, e sempre dobbiamo essere noi a adeguarci in qualche modo alla sua volontà. Dobbiamo necessariamente rinunciare a noi stessi. È perentorio per poter piacere al nostro Signore rinunciare a noi stessi, piacergli, appartenergli, avere un senso di rinuncia di noi stessi affinché il Signore possa operare nella libertà all'interno del nostro cuore. Grazie Paolo per questa opportunità che mi hai concesso. Ancora ricordiamo ai nostri amici di Verona che domenica 17 dicembre alle ore 17 abbiamo l'opportunità di vedere appunto un evento organizzato per la gloria di Dio, in cui ci sarà un concerto di Luca Durante insieme all'Orchestra Eco e con la partecipazione del pastore Jonathan Borrelli, il quale sicuramente avrà una parola da parte del Signore che ci consentirà ancora una volta di predicare lo scandalo dell'Evangelo anche in quella occasione. Speriamo di avere ancora la possibilità di parlare di questo evento nei prossimi giorni. Intanto ti saluto Paolo, grazie di cuore, Dio ti benedica. A presto. Grazie, pace, un Signore. Abbraccio e Dio ti benedica. Pace, pace del Signore. Vi ringraziamo cari amici, è stato un momento bello, importante, abbiamo affrontato tutta l'oggettività, come appunto stavo dicendo in questa chiusura, l'oggettività del nostro Signore. Abbiamo bisogno con tutto il cuore di comprendere che noi dobbiamo entrare nella dinamica di Dio e non viceversa. Non portiamo mai Dio all'interno dei nostri conflitti, cercando in qualche modo di modellarlo a seconda delle nostre emozioni. È stato proprio bello quel passaggio in cui il carissimo Paolo ha aperto l'attenzione su questa cattiva gestione dell'idolatria in qualche modo che noi diamo alla figura di Gesù stesso, cucendolo e trasformandolo ai nostri piacimenti. Signore, aiutaci a rispettare, ad adorarti così come sei e a sottometterci anche le nostre strutture, romperle, così come sempre ha fatto l'Evangelo, ancora rinnovando questa opportunità anche nelle nostre vite oggi. Grazie cari amici per averci seguiti. Domani avremo l'opportunità, Dio piacendo, di avere una particolare diretta. Ancora domani sarà una particolare diretta, lo dico sempre perché sono felice di riuscire a portare, grazie anche alla vostra attenzione, la rappresentazione di quella che è l'Italia evangelica in questo spazio, perché Review nasce proprio per testimoniare l'opera di Dio in Italia, proprio con la voce di varie opere, vari servi posti in varie parti d'Italia che lavorano in vari campi. Tutti insieme rappresentiamo la Chiesa del Signore in Italia che si muove e che avanza. Questo è lo scopo. Non date retta a quelle chat di comunità in cui si raccontano solo guai celati da richieste di preghiera e non si testimonia mai l'opera di Dio. Quelle dinamiche a volte servono al nemico per appesantire il nostro cuore, e inconsciamente cominciamo a pensare che Dio non opera più perché leggiamo solo di guai e di problemi per cui dobbiamo pregare. Poi alla fine magari nessuno prega il Signore per quelle cose. Invece questo programma, come è la dinamica che ce l'ha fatto realizzare con l'aiuto di Dio, è proprio quello di testimoniare l'opera di Dio che avanza nella nostra Italia, perché Dio è all'opera anche se tu non lo vedi, anche se il nemico ti ha messo le mani davanti agli occhi dello spirito. Dio sta operando, Dio è oggettivamente onnipotente. In questo momento, mentre parliamo, nella nostra Italia ci sono dei guariti, dei battezzati di Spirito Santo, dei salvati. Dio sta operando, sta raggiungendo poveri, sta raggiungendo cuori che lo stanno desiderando nelle carceri. In questo momento Dio sta benedicendo in modo particolare negli ospedali, tra i malati. Dio sta guarendo, sta consolando, tra gli scoraggiati Dio sta incoraggiando. Dio è oggettivamente all'opera e noi vogliamo ringraziarlo e testimoniare quanto di meraviglioso fa ogni giorno, chiedendo anche perdono al Signore se tante volte ci facciamo scoraggiare dalle circostanze che più strettamente ci riguardano. Signore, aiutaci. E dicevo, domani abbiamo l'opportunità con il carissimo amico Angelo Di Fabio, col quale parleremo della disabilità e dell'utilità
nella disabilità all'interno della Chiesa. C'è grande cosa da imparare, a Dio piacendo domani avremo questa opportunità ancora di poter raccontarvi un modo diverso e nuovo ed esteso in cui Dio opera in modo potente. A Dio piacendo ci vediamo domani, con questo vi saluto, ricordatevi oggi ore 16, staffetta di preghiera fino alle ore 20, ma ancora prima alle ore 14, spazio rosa di Donne di Fede. Dio vi benedica, pace, shalom.